Non si parla soltanto di abrogare i decreti di sicurezza, noi ci rivolgiamo a un modo di intendere la sicurezza che è sbagliato. Anche i decreti mini di Orlando hanno creato dei problemi, anche quelli vanno sicuramente modificate, quelle cose vanno cancellate, va superato questo modo di parlare di immigrazione, di diritti umani e non solo di quello. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere l'abrogazione dei decreti di sicurezza perché riguarda non soltanto i punti relativi all'immigrazione, quindi la protezione umanitaria, le multe alle ONG, ma riguarda un insieme di cose, cioè riguarda la lotta alla mafia, riguarda la libertà di manifestazione del pensiero e tanti altri punti che non sono assolutamente condivisibili perché c'è una logica repressiva feroce in questi decreti e in queste leggi. Noi vogliamo che cambino. Vogliamo che questo paese rifondi la sua umanità. Questo è il primo punto politico che abbiamo tirato fuori perché sta già producendo effetti. I decreti di sicurezza stanno già producendo effetti negativi nella società. Noi non parliamo di cambiare i decreti di sicurezza, noi parliamo di abrogare i decreti di sicurezza, la differenza è sostanziale. E inoltre mi rendo conto che è complicato perché è una scelta che i 5 Stelle hanno fatto e quindi ritrattarla può essere complesso per loro, però forse questo potrebbe servir loro per testimoniare una volontà reale di discontinuità rispetto alla loro alleanza con Salvini, e questo potrebbe essere utile per provare a ricostruire qualcosa. Gli atteggiamenti di Renzi mi sento di qualificarli come incoscienti perché sinceramente ritengo, io sono una garantista convinta, quando parlo di a mio nome, non a nome delle sardine, di determinati argomenti lo faccio perché quelle cose sono insite dentro di me nella mia storia personale e politica e non lo faccio per gettare le bombe all'interno di un palazzo, quindi sinceramente e questo atteggiamento è anche un po' stancato. Appoggio il movimento delle sardine fin dall'inizio. Sentivo il bisogno, come tutte le persone che in Italia fanno riferimento all'ideale democratico, liberale, europeo e occidentale, di avere delle occasioni per dire che ci siamo, che siamo tanti e che siamo la maggioranza, come abbiamo dimostrato nelle elezioni in Emilia-Romagna. E quindi sono qui per dare anche fisicamente, non sempre posso per motivi di impegni di lavoro, dare un appoggio anche fisico con la mia presenza. Io non regalo a Salvini neanche un granello del culto della personalità che ha costruito intorno a se stessa. Io dico solo che quella è l'apertura di una campagna elettorale che vuole spostare a destra Roma e noi facciamo in modo che questo non succeda. Salvini dice che faremmo meglio andare al mare. Beh, può essere una buona idea andare al mare. Può essere una buona idea, l'importante è insomma, che poi ci facciano ritornare in riva. Però le piazze sono bellissime, le nostre non sono riempite con i pullman, sono spontanee, sono vere. Quando le piazze sono così bisogna sempre rispettarle. Oh, questa è una piazza bellissima che parla di accoglienza, di partecipazione, di libertà, di diritti, di democrazia, di costituzione. Questa è una piazza di contenuti, è una piazza che vuole far sentire alla gente che c'è un altro modo di vedere la realtà della società. C'è una politica che da troppo tempo, da troppi anni parla allo stomaco del paese, noi invece vogliamo parlare al cuore e al cervello di questo paese che sono ciò che ci qualifica come paese in Italia e all'estero. Non sta a noi, non sta a me valutare Luigi Di Maio come uomo, se sia un uomo scarso o non sia un uomo scarso. Io posso dirvi come secondo me è come leader della nostra diplomazia o leader di un partito politico indecente.